Ciao a tutti, Genova si sta trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie ad un'associazione di architettura urbana che si chiama Linkin Art. Tra i vari progetti di Linkin Art troviamo Walk the Line, che è un progetto supportato dal Comune di Genova. Qui con me a parlarne oggi Andrea Pioggia. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Figurati, allora cominciamo un po' dall'inizio, un po' di storia. Parlaci innanzitutto di Linkin Art. Allora, Linkin Art è un'associazione che nasce quasi 10 anni fa da alcuni architetti con l'idea appunto di lavorare su progetti che possano migliorare comunque, co migliorare l'arredo urbano. O comunque gli spazi frequentati da chi vive le città. Negli ultimi anni poi diciamo che ciò che riguarda l'aspetto legato alla street art, all'arte urbana, ha preso abbastanza piede, quindi abbiamo sviluppato appunto questi progetti, il primo progetto un po' più massiccio è stato appunto Walk the Line sui piloni della sopraelevata, e poi piano piano da lì abbiamo incominciato ad andare avanti con altri progetti. Sei affiancato tu da Emanuela Caronti, che è un architetto, e tutti e due siete sia coordinatori che responsabili dei vari progetti che Linkin Art affianca. Io vorrei sapere, sono curiosissima, come nasce un progetto? Da che cosa prende forma? Come viene poi realizzato? Allora, un progetto nasce. Innanzitutto credo che chi si affianca a questo mondo, comunque chi magari come me ed Emanuela c'è un po' cresciuto all'interno di queste dinamiche relative all'arte urbana, innanzitutto si parte dal presupposto che si hanno già delle superfici che sono un po' dei sogni, no? Si sogna sempre che quelle superfici possano diventare un giorno qualcosa di diverso. E poi soprattutto i fattori sono diversi. Alcune volte nasce dall'esigenza di voler portare un certo tipo di progetto all'interno di un certo tipo di comunità o di quartiere o di zona. Altre volte invece si decide che quella zona può diventare un ulteriore, cioè grazie magari a delle opere di graffitismo, di arte urbana, può ulteriormente far parlare di sé. E poi ovviamente ci sono tutti quegli aspetti sociali oppure collaborazioni, per cui nel senso anche quelle fanno parte del nostro progetto. Diciamo che ci sono, almeno a mio parere, a parere anche di Emanuela, dei muri che nascono proprio per certi artisti. È come se fossero proprio loro, cioè o loro o niente. E quindi diciamo che anche un po' per quello che è stato il progetto di Certosa. La scelta anche di alcuni muri è stata anche un po' in base a, e la scelta soprattutto anche degli artisti è stata in base un po' al tessuto sociale che si aveva intorno, diciamo. Che forte. Entriamo proprio nel vivo di Walk the Line. Quali sono stati e sono i progetti più importanti. Allora, sicuramente. I piloni della sopraelevata sono, appunto, come ho detto prima, è stato il primo grande progetto su cui noi ci siamo buttati, diciamo, e una volta terminato sarà, senza dirla, dicendo come dire tranquillamente, comunque la galleria d'arte d'Europa più lunga, saranno circa 3 chilometri d'arte, perché comunque Accidenti. all'incirca i piloni sono circa 180, quelli utilizzabili sono un centinaio, almeno quelli che noi abbiamo scelto di utilizzare, comunque che utilizzeremo fino alla fine del progetto saranno 100, per adesso siamo a 23, però comunque una volta finito quel progetto sarà sicuramente una cosa unica in Europa, anche perché poi la sopraelevata è un progetto a cui noi siamo molto legati anche per ciò che rappresenta la sopraelevata per la città, diciamo. Diciamo che cosa rappresenta la sopraelevata per la città. La sopraelevata per la città è una questione di amore e odio, nel senso è sicuramente una strada che è Non essenziale se ne per può fare a meno. non se ne può fare a meno perché per la morfologia della stessa della città che è stretta tra mare e monti, la sopraelevata è essenziale. Dall'altra però
si trova all'interno di quella dinamica molto anni 60, per cui diciamo che le opere venivano fatte e pensate più per la funzionalità, che poi magari c'è solo per la funzionalità invece che essere pensate per magari trovarsi all'interno del tessuto urbano in una maniera un po' più, mettiamola così, dolce, ok? Quindi l'esigenza di andare a, innanzitutto il sogno, perché da genovese, io amante di questo mondo, e da genovese vedere quei piloni grigi era un attimino una roba, dici, madonna mia. E poi soprattutto perché la sopraelevata è realmente una galleria d'arte che si può vivere dall'inizio alla fine, può essere camminata dall'inizio alla fine, diventa realmente una linea di colore tra la città e il mare. E quindi è, diciamo, è un progetto a cui noi siamo molto legati. Poi ovviamente c'è stato il progetto che ha fatto in modo che io e Emanuele, diciamo, iniziassimo a lavorare, che è stato quello del Teatro della Tosse, tre eventi musicali per finanziare il graffito che si trova al Teatro della Tosse, poi da lì i progetti al manicomio, alle lavatrici, a Semper d'Arena, e poi, diciamo, è arrivato, ultimo ma non ultimo, il progetto di Certosa, del festival, il primo vero festival di street art in Liguria, diciamo. Io non so se posso farti questa domanda, ma mi viene spontanea. 180 piloni hai detto? Sì. Quindi sono veramente tanti. E quelli che andremo a utilizzare poi sono 100, quelli che noi andremo a realizzare. Ok, che non sono pochi. Mi puoi per caso dire quanti artisti hanno lavorato o lavoreranno a questo progetto? Guarda, 100 piloni, 100 artisti. Complimenti, a ci picchia. Allora mi fai venire in mente un'altra domanda, anche questa è una curiosità. Come vengono scelti gli artisti, o come sono scelti, come sono stati scelti in passato, o come saranno scelti i futuri artisti che faranno e hanno fatto interventi artistici, sia graffiti che murales? Allora, vengono scelti, appunto, sicuramente, allora, come progetto legato all'arte urbana, e quindi quando si parla di arte urbana si parla di tutto, si parla dal writing alle tag al muralismo, un progetto, almeno per quello che riguarda noi, portare avanti questa sorta di religione quasi, è quello di guardare verso il futuro, ma non dimenticare mai da dove tutto questo è iniziato. Quindi sicuramente nei nostri vari progetti ci deve essere sempre una mescolanza di artisti che provengono da un certo tipo di attitudine piuttosto che da un altro mondo. Per farti un esempio, dagli artisti che derivano dal mondo del writing, quindi delle tag, quindi delle gem, agli artisti invece che provengono dal mondo dal mondo grafico, nel senso che quindi hanno saltato, come dire, tutta quella parte relativa alla strada, passami la parola. Quindi certo, all'interno dei nostri progetti le due cose devono assolutamente sempre coesistere. Faccio una premessa: il 90-95% dei artisti più famosi, quelli che conosciamo un po' tutti, appunto la stragrande maggioranza proviene dal mondo del graffitismo, delle tag, della strada, delle gem, dei centri sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quindi tutta una serie di mondo derivante dall'underground, dalla sottocultura. E poi, ovviamente, col tempo, okay, come in ogni cosa, nella musica, come nell'arte, nella moda, c'è un modo di plasmarsi, cambiare, adattarsi. Però bisogna sempre ricordarsi da dove tutto questo arriva, diciamo. Sì, è sempre tutto in divenire. E a tal proposito ti chiedo, al di là della sopraelevata, che già è un lavoro, insomma, di una certa dimensione, progetti futuri? Allora, progetti futuri sicuramente quello di continuare su Certosa, perché Certosa è stato sicuramente è un progetto speciale, perché non è solo relativo al graffitismo e a andare a realizzare quelle opere, ma è collaborare e vivere la comunità, perché quando noi abbiamo inaugurato On The Wall 2 anni fa, bisogna ricordarsi che abbiamo avuto
più di 30 persone del quartiere che instancabilmente ci hanno dato una mano, sponsor locali, quindi nel senso è un progetto sulla comunità, non solo sull'arredo urbano, diciamo. E poi sicuramente adesso è notizia di poco fa che abbiamo vinto un progetto, la seconda volta di questo progetto, che è un bando europeo e anche regionale, sulle lavatrici, quindi su rigenerazione urbana, appunto nel quartiere San Pietro, perché poi il nome in realtà è quello, e quindi poi per adesso ti diciamo quelli, poi non mi sento di... c'è molte cose in pentola, però bisogna sempre essere un po' scaramantici, No, diciamo. beh, assolutamente, però insomma, intanto congratulazioni perché già questa è un'iniziativa importantissima. Poi torniamo a cercarvi, eh. Una volta completate ci teniamo in contatto e torniamo a cercarvi. Adesso voglio parlare un po' di te. Te ti occupi da sempre, insomma, di eventi, teatro, cinema. Insomma, Walk the Line è una bella avventura per te, anche per tirare fuori dei lati del tuo lavoro. Ma guarda, io per me è una cosa stimolantissima, perché poi io credo che adesso, poi superata questa situazione anche del Covid, si potrà tornare, credo e spero, a pensare a quegli eventi che siano un po' eventi a 360 gradi. Io credo che i festival, gli eventi del domani non potranno più essere semplicemente un concerto piuttosto che un evento di street art, ma dovranno essere un po' degli eventi a 360 gradi. Quindi diciamo che sicuramente ciò che succede con Linkin Art e ciò che succede nel mio lavoro è tutto molto stimolante. Sicuramente sto mettendo i pezzi tutti assieme per poi vedere un attimino come assemblarli e cosa tirare fuori. Però io credo che sono molto fortunato, e soprattutto credo che la città stia rispondendo molto bene alla questione relativa appunto al nostro progetto, uno, perché credo che comunque le città abbiano bisogno di colore, e perché comunque credo che ormai sia sdoganata la cosa per cui il disegnare per strada è una roba comunque relativa al vandalismo. Ormai c'è un giro di soldi che gira, il business, le pubblicità, ma gli stessi comuni, le stesse regioni, molti bandi sono incentrati su questo, quindi credo che il lavoro da fare ce n'è molto, ovviamente abbiamo dei sogni che speriamo un giorno di riuscire a esaudire, però siamo molto contenti perché la città sta rispondendo molto bene, e la gente è contenta più che altro. Al di là delle zone ora gialle, arancioni, rosse, eccetera, ma sarà possibile o è già possibile fare dei tour guidati? Eh sì, li stiamo facendo i tour con, se non sbaglio, adesso dipende dal colore, però con un massimo di 12 persone, compresa la guida. Ovviamente sono solo su prenotazione, in modo che, perché bisogna sapere anticipatamente, le guide devono sapere anticipatamente nome e cognome, in modo che per una questione del tracciamento. Però noi sì, i tour li stiamo continuando a portare avanti. Adesso molto probabilmente inaugureremo in collaborazione con Dalet, che è una delle nostre guide, un tour legato ai diciamo ai per adesso, la parola giusta, sordomuti non sarebbe la parola giusta, perché mi è stato detto che è una parola abbastanza legata al secolo scorso, però diciamo che stiamo aprendo a dei tour alternativi, se così, in modo che da far arrivare, diciamo, ciò che realizziamo a chiunque, perché poi ciò deve essere. Ascoltami, poi mettiamo tutto ovviamente nella descrizione sotto il video, ma intanto ci puoi dire dove possiamo trovarvi, contattarvi? Allora, potete contattarci, comunque trovarci nelle nostre pagine social, che sono Instagram e Facebook, e Walk the Line è il nome, o se no attraverso sempre Facebook l'associazione Linkin Art. Lì troverete anche un link con alcuni nostri articoli, con un po' spiegato le nostre avventure passate. Andrea, io ti ringrazio, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te e a tutta la troupe.
e appena mi sarà possibile vorrei fare un tour guidato. Bene. Grazie mille Grazie a davvero. te, grazie a In bocca voi. al lupo. Ciao ciao. Buona giornata. Ciao.